pochi capiscono lo slancio umano che lega gli scienziati alla Luna. Un'idea così suggestiva, un'idea così portentosa, che solo i bambini possono emulare. E quando capita un bambino così, può essere che poi nasca un grande scienziato. La Luna, da sempre, fa viaggiare la testa dei grandi fisici, degli scienziati, quella di tutti. E poi c'è quella di Albert Einstein. Einstein, per dire, usa la Luna per corteggiare le ragazze. In realtà la spiega a tutti, la rende di facile comprensione a chi si fa le prime grandi domande esistenziali guardando fuori dalla finestra. Se poi a farlo sono donne, irrimediabilmente lui si trasforma in un grande seduttore. Le sue letture preferite sono i testi di Galileo e lui non fa altro che citare i suoi scritti. Per Galileo per primo contesta la perfezione della Luna e Einstein gli va dietro. Non esiste la perfezione, dice Einstein. Sono i dettagli imperfetti a rendere tutto perfetto. Metafora magnifica, la fisica. Einstein continua ad usare la Luna, questa volta per dimostrare la sua teoria della relatività generale. La relatività generale di Albert Einstein descrive la gravità grazie alla geometria. Una massa deforma lo spazio-tempo nelle sue vicinanze e quindi la Luna orbita intorno alla Terra perché si muove lungo questa curvatura, un po' come una biglia segue la pista disegnata sulla sabbia. Questo dice Einstein, che usa la Luna per fare esempi concreti di corpi che si attraggono reciprocamente uno all'altro, come la Terra e la Luna, e a vincere, cioè a far spostare l'altro, è sempre quello più grosso. Ed ecco spiegata la gravità.